Hola chicos, sono sempre io, Alison. Sono qui perché vi voglio parlare di un'altra cosa nel mondo delle body modification. In questa rubrica parleremo di tutto quello che sono definiti impianti o comunque piercing, però non proprio il classico piercing del "Oh, ma passa da parte a parte!" No, perché "Oh, non passa da parte a parte, ma... Oh, è dentro la mia pelle!" Ho deciso che farò una mega rubricona su microdermal, transdermal, subdermal e poi ho anche deciso di parlarvi degli skin divers, perché appunto io non avevo un microdermal ma avevo uno skin diver. Anche se il processo è più o meno simile, fa meno male, credo, rispetto al dermal inserire uno skin diver, però non so se ve lo consiglio riguardo a stabilità o cose del genere. Quindi ne parleremo bene, anche se appunto ho avuto uno skin diver, a livello di informazione mi sono andata a informare, eccetera, eccetera. Poi ho visto e ho accompagnato così tanta gente a farsi microderma, visto poi anche considerato che sono in studi a farmi dei tatuaggi. Io stessa ho avuto degli skin divers che sono comunque dei microdermal, però ancora più micro dei microdermal. E quindi niente, parliamo un secondo del microdermal. Il microdermal è un piercing che viene effettuato appunto tramite l'utilizzo di un dermal punch. Il dermal punch è lo stesso che si utilizza anche per fare gli skin diver, di conseguenza ho subito anche io lo stesso identico processo. È una specie di ago, però ancora più grande. È una specie di ago senza punta, un ago tondo, diciamo, che è abbastanza grosso ed è fatto appunto proprio come se fosse una matita, diciamo, però senza la punta. Vi premono con il dermal punch sulla pelle, tirano un po' sulla pelle, premono col dermal punch e poi vi infilano il dermal all'interno della pelle con l'aiuto appunto di una pinza. Questo processo è doloroso? Sì, non troppo. Davvero non troppo, non è una di quelle cose. Una delle cose belle del microdermal è che appunto avete la base fissa sotto la vostra pelle. La cosa bella appunto è che sopra potete girarlo come vi pare e sostituire la parte superiore del vostro microdermal a vostro piacimento. Anche se comunque non è consigliato di cambiarla entro il primo mese, come qualsiasi piercing fresco, non vi conviene andarci troppo attorno il primo mese. Un'altra cosa fighissima che ha appunto il microdermal è avere questa struttura, spesso è a L, ma non sempre a L, perché ci sono anche altri tipi di dermal. Comunque spesso la struttura è a L e questa L ha all'interno dei buchi. Questi buchi faranno in modo che la vostra pelle cicatrizzi e inizia a creare un tessuto anche all'interno di questi buchi, in modo da poter consentire all'impianto di rimanere sotto la vostra pelle per una quantità di tempo assurda. Cioè, per rimuovere un microdermal effettivamente dovreste proprio tornare dal piercer o comunque andare a farvelo rimuovere chirurgicamente. La cosa molto figa del microdermal è che si può appunto cambiare la superficie, la parte superiore, e mettere tutto quello che ci pare piace. Un'altra delle cose molto fighe del microdermal è che può essere fatta in qualsiasi zona della pelle. Non è proprio così, cioè così è scritto su internet, ma ci sono ovviamente luoghi migliori e luoghi peggiori per poter fare dei microdermal. Però parlando con il vostro piercer, visto che io non posso elencare tutte le parti del corpo migliori o peggiori per eseguire un dermal, comunque parlando col vostro piercer potrete avere un'idea migliore riguardo a dove potervi fare il microdermal, dove vi dura di più, eccetera, eccetera. Dove c'è meno possibilità di rigetto e tutte queste stronzate qui. Quindi davvero andate a parlare con il vostro piercer, che sicuramente, quello che dico sempre, vi saprà consigliare molto meglio di me. Se invece voleste sapere un po' di più sugli skin divers, ci vediamo settimana prossima. Dopodiché parleremo anche dei subdermal, eccetera, 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 eccetera. Diciamo una cosa, ho sempre avuto un po' questo dramma perché il parlare di body modification che non ho fatto mi mette da una parte in una posizione un po' scomoda, perché dico sempre ma è giusto che io ne parli, cioè non ho avuto un'esperienza diretta con questo tipo di body modification. Poi ho detto, vabbè, però effettivamente se uno fa uno skin diver praticamente fa un dermal. Poi infatti io lo chiamo con la gente microdermal, perché se vado a dire ho fatto uno skin diver, la gente mi dice che cazzo è. Poi gli devi spiegare le differenze fra i dermal e gli skin diver e loro non sanno neanche cos'è il dermal, magari, capito? Quando stai a parlare con persone di non so quanti anni, quindi
alla fine si riduce tutto a ho fatto un microdermal. Quindi effettivamente il microdermal è una cosa fighissima, a me piace da morire. Ho deciso lo stesso di darvi qualche informazione riguardo al microdermal. Comunque dovrò rifarli, non ho intenzione di rifare lo skin diver, ma ho intenzione di rifare il dermal. Vorrei fare il dermal qui, dove avevo lo skin diver ai tempi, però vorrei rifarlo perché io cambio così tanto idea, no? Io sono proprio la tipa e se poi te ne penti, voglio rifare lo stesso piercing che avevo a 17 anni. Però sono una tipa da e se poi te ne penti, sicuramente, sicuramente. Adesso ne ho 21. E niente, volevo rifarlo di qui e di qui e quindi magari il giorno che vado a farlo vi porterò con me. Adesso bisogna vedere, devo ancora prenotare e decidermi perché. Niente, ciao ragazzi, ciao ciao!